seguita dallo strascico lungo 25 metri, appare alla ribalta della cronaca una nuova protagonista. È il 29 luglio 1981. Diana, figlia del nono conte Spencer, principessa di Galles, moglie di Carlo, erede al trono di Gran Bretagna, diventa una delle donne più ammirate del mondo. Diana era un'adolescente allegra e spensierata, appassionata di nuoto e di ballo. Ha sposato un principe potente e invidiato, ma che non le sta vicino. Carlo è distratto dal gioco del polo e dalla vita mondana. Diana piange, parla di divorzio, venendo meno ai doveri verso la dinastia. Ai tempi di re Enrico VIII l'avrebbero fatta decapitare. L'establishment inglese e soprattutto gli ambienti della corte criticano severamente Diana. Carlo si dedica soprattutto alle cacce alla volpe e al polo. Eppure, nei loro primi viaggi all'estero, Carlo e Diana sembrano due giovani innamorati e felici. Questo, nel 1990, è il primo incontro di Diana con il maggiore James Hewitt, ufficiale e giocatore di polo, al quale viene attribuita la paternità del secondogenito Henry. Nel 1995 Diana conferma alla BBC i suoi vari adulteri. Lei è stata infedele? Sì. La morte arriva il 31 agosto 1997 a Parigi. Vediamo Diana che esce dall'Hotel Ritz, seguita dalla guardia del corpo, dal fidanzato Dodi e dall'autista ubriaco della Mercedes che va a schiantarsi su un pilastro del sottopassaggio dell'Alma. Ai funerali di Diana la regina dovrà inchinarsi di fronte a una folla immensa. Elton John canterà per lei la canzone dell'addio. Legend ever will.